ragazzacci, allora siamo qua per parlare dell'ultimo numero di Alan Ford Original, il 629. Questa è la copertina dal titolo L'Incredibile. Non stiamo a ripetere né lo sceneggiatore né il disegnatore che sappiamo benissimo, però ripetiamo, diamo anche un po' di spazio a quelli che sono gli inchiostratori. No? Quelli che danno le chine e che insomma sono importanti anche per questi fumetti un pochino storici, insomma non si cita mai, ma un grosso lavoro lo fanno loro, ecco, anche se immagino che comunque ci sia un lavoro di digitale anche negli ultimi Alan Ford per quanto riguarda l'inchiostrazione. Allora, le chine, qua abbiamo Luca Bonardi. Quindi parliamo di questo numero, non mi ha esaltato più di tanto, per il semplice motivo che rispetto al 627 e 628, qua troviamo una storia un pochino più complessa, forse meno grottesca, ma in qualche modo più avventurosa, che aveva un pochino più di senso. Qua passiamo, diciamo, a un grottesco. Che però in realtà poi non fa ridere, no? Sappiamo benissimo che comunque negli ultimi anni Bunker non ha più quella vena umoristica, no? Che si trovava nel suo fare grottesco. Però insomma è un volume che si lascia leggere, non mi ha entusiasmato più di tanto, non racconta un granché, si parla di un sogno, insomma. Non comprarlo o non comprarlo, ma io direi, allora, per chi segue la serie regolare e averla lì, insomma, non sono totalmente buttati via i 4 euro, ecco, perché comunque la storiella si legge, ecco, un pochino, ecco, per spiegarvi un pochino come seguire una puntata di una sitcom, ma una puntata neanche più di tanto da ricordare. Una sitcom degli anni, fine anni 70, 80, no? Avete presente tipo i Jefferson, i Robinson, ecco. Si guarda, insomma, si può anche evitare, ecco. Tornano praticamente questi alter ego di Minuet e di Alan Ford, che è Bonnie e Nala. Naturalmente sono questi alter ego cattivi, no? Della loro personalità, che appunto si trasforma in cattiveria pura, ecco. Le avventure sono principalmente dedicate a loro in questo numero, mentre compare addirittura, fa una comparsata Bob, forse ogni tanto lo mette lì qualche personaggio giusto per dare ai vecchi amatori un qualcosa, ecco, che ricordi un po' il vecchio gruppo TNT. Qua c'è Bob, addirittura Sirano, è il numero uno che compare spesso comunque rispetto agli altri in queste storie. Non c'è da dire molto perché la storia, insomma, oltre che grottesca, mi pare anche quasi inutile, insomma, non è che possiamo parlare sempre benissimo di queste storie, ecco, sono storie, insomma, Alan Ford è fatto di tanti numeri, quindi ci può stare anche in mezzo questo numero. Cosa volevo dire però, ecco, non vorrei mai, poi ditemelo voi, fate un'analisi un pochino voi, non vorrei mai che il buon Bunker magari un giorno se ne uscisse fuori, magari. Ce l'auguriamo anche tutti, ma ecco, in questo senso, soprattutto gli amatori, i vecchi amatori, che poi con qualche numero, diciamo, lui la risolva con un enorme sogno da parte di Alan Ford e di Minuet, e a un certo punto si risvegliano con tutti i personaggi. Diciamo che, insomma, Bunker ha anche la sua età e se lo vuole portare a termine. Con lui potrebbe
potrebbe essere anche magari una chiusura, ecco, di questi anni, di questo Alan Ford, no? Quello di risvegliarsi e ritrovarsi magari per qualche numero di nuovo con il gruppo TNT al completo, potrebbe essere un'idea, ecco, questa è la mia. Basta, direi che non volevo soffermarmi di più. Allora, il prossimo numero sarà La morte si presenta. Qua potete vedere la copertina, scusate, adesso abbasso un pochino le luci così potete guardarla. Poi magari questa è la copertina, molto carina a mio avviso. Ok, La morte si presenta. Un'altra cosa, ricordatevi che ci sarà il secondo numero di Alan Ford, presenta Super Chuck, la minaccia alcolica. Devo essere sincero, ci sto ancora pensando se andare a prendere il primo, perché comunque non la trovo una cattiva idea questa. Cioè, piuttosto che vedere delle ristampe all'interno dell'original, anche a metà, secondo me ci sta, no? Realizzare questi 30 numeri e averli lì come collezione. Tra l'altro le copertine sono molto belle. Quindi può anche essere che lo faccio, ci sto pensando, sinceramente. Non mi dispiacerebbe, mi piacerebbe una sorpresa che insomma questa collana ha successo e magari ci saranno degli inediti dopo il 30, ecco, su Super Chuck. Io insomma questa speranza ce la metto, ecco, perché potrebbe anche essere una serie, ecco. O magari l'idea c'è anche quella di realizzare delle collane di nuovo con i vari personaggi. Ecco, io magari sì, è stata già fatta probabilmente di Bob. Insomma, io ho nel cuore in realtà il Conte, mi piace come personaggio di Alan Ford. Basta, non ho nient'altro da dire. Ecco, non vi sto a dire la trama. Insomma, andatevela a prendere. Secondo me comunque vale la pena 4 euro averlo lì. Non mi dispiacciono neanche le copertine, sinceramente, di Alan Ford. Sono molto più adulte rispetto a prima. Io faccio le puntate anche dei primi numeri. Sinceramente, le copertine dei primi non ero proprio il massimo, ve lo dico chiaramente. Con un occhio grafico, ecco, visto che sono grafico. Ve lo dico così, però sono gusti comunque personali, ragazzi. Ok, prossimo numero, La morte si presenta. Questi speciali li vediamo, no, non li farò per forza di domenica come la serie regolare di Alan Ford dei primi numeri, però ci sarà appunto una playlist a parte, no? Con Alan Ford e Minuet presentano. Quindi ci sarà questo nuovo corso, ok? Bene, ragazzi, alla prossima, dai, ciao!